Torcicollo causato dall'uso del condizionatore. Guarda questo video per scoprire come evitarlo. Ciao, sono Marta di Installazione Garantita, partner Sanifichiere. Sono sicura che almeno una volta nella vita ti sarà successo di avere il torcicollo o male alla testa o cervicale per l'uso del condizionatore per l'aria condizionata, soprattutto magari in quei posti come il treno o l'aereo. Ecco, oggi voglio raccontarti di una tecnologia innovativa che potrà evitarti questi dolori quando usi il tuo condizionatore. Si tratta della tecnologia Windfree dei condizionatori della Samsung. Sono gli unici condizionatori che hanno 21.000 microfori e nessun getto d'aria diretto. Ma come funziona questo condizionatore Samsung della Windfree? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che non esiste solo il condizionatore a split unità parete come questo qui alle mie spalle, ma con la stessa tecnologia sono state costruite anche le cassette sia a una via che a quattro vie, quindi una tecnologia che viene utilizzata per costruire più unità ventilanti degli impianti di condizionamento. Come funziona? Questo condizionatore, quando lo accendete, parte e si apre questa aletta, inizia a far uscire l'aria e a raggiungere la temperatura che è stata impostata in brevissimo tempo. Una volta raggiunta la temperatura, questa aletta si chiuderà in maniera automatica e l'aria continuerà ad uscire da questi migliaia di microfori. La novità qual è? Che uscendo da questi fori, l'aria ovviamente sarà distribuita in modo omogeneo, ma soprattutto uscirà ad una velocità che pensate è inferiore a 0,15 metri al secondo. Praticamente l'hanno definita aria ferma, cioè non si sente l'aria che viene diffusa da questo condizionatore, da questi soprattutto questi microfori. Inoltre è stato inserito anche un sensore intelligente che capta tutti i movimenti, quindi veramente l'aria sarà diffusa nel modo più omogeneo possibile nella stanza. Quindi, ragazzi, è veramente il condizionatore che risolve il problema del getto dell'aria. Non ci saranno più getti dell'aria fredda che vi arrivano sul collo, quando siete sul divano, in qualsiasi posto dove siete alla casa. Questo condizionatore, soprattutto nelle camere da letto quando dormite, è il condizionatore ideale per non sentire neanche che è in funzione. Infatti, il fatto che l'aria esca così in modo omogeneo, soprattutto ad una velocità impercettibile, fa sì che sia silenziosissimo, uno dei condizionatori più silenziosi. Pensate che gli stessi costruttori della Samsung hanno nella loro pubblicità, dicono che dopo i sei luoghi più silenziosi al mondo, al settimo posto c'è il laboratorio che ha inventato la tecnologia Windfree. Quindi è veramente un condizionatore super silenzioso, ma questo è proprio dovuto al fatto che l'aria esce diffusa dai microfori e in questo modo. Quindi, se vuoi installare il tuo condizionatore nella tua camera da letto, magari in sala vicino al divano, soprattutto hai un bambino piccolino e molte volte ci chiedete: ma è giusto accendere il condizionatore se ho un neonato in casa? Ecco, la risposta è sì, soprattutto con un condizionatore di questo tipo che risolve il problema del getto dell'aria. Infatti le ricerche hanno confermato che questo condizionatore è stato scelto dal 74% delle mamme che ha bambini piccoli, quindi che aveva il timore di usare il condizionatore con dei bambini piccoli in casa. Ma non solo questo, è stato anche scelto da tantissimi installatori perché il Samsung Windfree, insieme al Samsung Cebu che vedremo in un altro video, quindi ti ricordo di seguirci e di accendere la campanellina per rimanere connessi e sapere quando usciranno gli altri video, sono i due condizionatori più facili da installare, quindi si è ridotta la percentuale di tempo di installazione per questi condizionatori. Infine, questo condizionatore è classificato con una doppia classe AA, quindi doppia classe energetica, quindi è un ottimo condizionatore che permette di risparmiare anche energia durante l'utilizzo. Ha anche un ottimo sistema di filtrazione, infatti i filtri in plastica, che sono molto più grandi rispetto agli altri condizionatori, si trovano sopra al condizionatore, quindi ricoprono tutto lo spazio del condizionatore. Sono facilissimi da togliere, adesso vi faccio solo vedere come si aprono, ma sono questi e
oltre a questi filtri in plastica, c'è anche un sistema di autopulizia, autoclean si chiama, che permette di tenere puliti i filtri all'interno del condizionatore e del ventilatore, quindi si riduce di tanto il ristagno di polvere e la formazione quindi di muffe e batteri all'interno del condizionatore. Mi raccomando, ricordati che ogni condizionatore va manutentato correttamente, quindi non è importante pulire solo i filtri del condizionatore, ma anche lavare all'interno, quindi togliere la scocca e lavare all'interno il rullo del ventilatore. Se vuoi saperne di più, seguici anche sul canale di Sanificare Italia e guarda i nostri video. E se vuoi installare un nuovo condizionatore o sostituire quello che hai, chiamaci allo 02 5251 2224 e noi di installazione garantita ti aspettiamo per installarti un nuovo condizionatore, magari un Samsung Winfree. Ciao, ci vediamo al prossimo video!